tantissimi, altrimenti poi rischiamo di andare troppo lunghi. Allora, prima di dare diciamo, la parola al rettore, insomma, che abbiamo l'onore di avere oggi qui con noi, vi ricordo appunto due informazioni di, come dire, carattere organizzativo e di carattere, diciamo, pratico. Vi chiedo quindi di mantenere i microfoni chiusi, di scrivere però le vostre eventuali richieste in chat, proveremo da subito a dare eventualmente alcune risposte e comunque tutto ciò che sarà so che devo prendere con la forza proprio. ecco sì, il microfono del rettore, va bene? Allora proveremo a rispondere subito alle vostre domande e comunque sia diciamo proveremo poi offline a questo webinar proveremo a mettere a fattor comune le vostre richieste e dare risposta. Durante il corso di svolgimento del webinar vi sottoporremo nella chat vi sottoporremo la seconda parte del questionario che abbiamo già sottoposto. Sono tre domande inerenti la formazione, vi chiediamo di compilarlo in tempo reale in modo tale che se ci sarà tempo poi alla fine del Ha detto webinar però di modificare, non dire di avremo già i risultati. Allora, vedo che il rettore è collegato, quindi do la parola al rettore che può iniziare appunto questo webinar e siamo tutti in ascolto. Prego. Grazie, un saluto a tutti i partecipanti, particolarmente numerosi, e questo è sicuramente un segnale importante di attenzione e di interesse nei confronti di una problematica che coinvolge tutti e ovviamente il sistema universitario tra questi, tra tutti gli enti che sono destinatari della nuova disciplina. In conferenza dei rettori abbiamo avuto modo, sia nell'ultima riunione, poi anche nel coordinamento dei rettori col Presidente e la Giunta, di anche individuare un percorso che poi è stato anche promosso con la collaborazione virtuosa di tutta la squadra crew. Io ringrazio la dottoressa Stefani e il dottor Ambrosi, che sono subito anche particolarmente spesi in questa fase, per innanzitutto una prima conoscenza della normativa, degli obblighi, delle modalità attuative all'interno del nostro sistema universitario e poi anche attraverso il questionario che è stato anche inoltrato e a cui anche c'è stata una grande partecipazione, anche una prima risposta per poter rendere più efficace anche il grado di conoscenza sia dell'impianto normativo che delle modalità attuative da parte del nostro sistema universitario. Allo stesso tempo la CRUI ha anche promosso un incontro che terremo proprio il 17 all'interno dell'assemblea della conferenza dei rettori con l'autorità garante, in particolar modo sarà presente la professoressa Califano, anche per illustrare questa prima fase anche immediatamente successiva all'entrata in vigore del regolamento. Anche in altri paesi europei questa prima fase attuativa è stata anche particolarmente anche complessa e soprattutto anche qualche paese come la Francia ha anche ritenuto di prendersi qualche mese in più. Noi dobbiamo anche capire se poi il termine del 25 maggio è un termine perentorio, ma soprattutto anche quali modalità anche attuative devono essere immediatamente realizzate. E quindi sicuramente alcune di esse, quali invece possono essere anche in progress, scaglionate nel tempo. Proprio ieri abbiamo avuto anche da Consip una risposta positiva con riferimento all'accesso alla rete anche informatica che ci consente di utilizzare gratuitamente il sistema, me l'hanno scritto, io prima avevo un appunto, di governo del GDPR, ma per gli aspetti tecnici ovviamente io poi rinvio anche a ulteriori confronti più specifici. Per quanto riguarda poi l'illustrazione del questionario, tra poco anche sentiremo il dottor Ambrosi che ha anche fatto questa bella mappatura. Innanzitutto, devo richiamare l'attenzione di tutti sulla rilevanza di questo regolamento, del regolamento del 27 aprile del 2016. E devo dire che la risposta in termini di impegno da parte del sistema universitario è stata maggiore rispetto ad altre amministrazioni che sono invece un po' anche meno, che sono state meno pronte. Credo che
La prima fase, che ci deve vedere coinvolti tutti, è la nomina del Data Protection Officer, e dalle risposte che sono pervenute su questo anche stata l'adozione da parte delle università dei provvedimenti di nomina. È opportuno che il provvedimento venga poi adottato dal Rettore anche per la responsabilità di governo della struttura, e la scelta tra Data Protection Officer interno o esterno è ovviamente una scelta che è rimessa all'autonomia delle singole amministrazioni. Ulteriore fase che ci deve vedere impegnati anche nell'immediato è la istituzione del registro. Anche su questo credo che ci sia una buona risposta, e quindi nella prima fase attuativa, ancor prima dell'entrata in vigore del regolamento, disporre del registro per poi anche rilevare in progress anche tutte le annotazioni che dovranno essere poi via via anche inserite, è sicuramente un adempimento essenziale. Più complesso il tema del regolamento, perché il regolamento attuativo è un altro step necessario a cui guardare, però mancano alcuni anelli. Innanzitutto, alcune delle normative interne non hanno ancora ricevuto attuazione del regolamento stesso, ma l'impegno che abbiamo anche assunto in conferenza dei rettori è di fornire entro il 17 un modello di regolamento, quindi una sorta di regolamento tipo, che ovviamente, lasciando ferma l'autonomia dei singoli atenei, stabilisca dei criteri di massima, delle linee guida, sia con riferimento al bilanciamento non sempre agevole fra doveri di trasparenza, diritti di partecipazione e tutela del trattamento di dati e della riservatezza, e poi anche con riferimento agli assetti organizzativi interni. Siamo un sistema composito con anche atenei che hanno dimensioni diverse, peculiarità diverse, anche organizzazioni profondamente diverse. Ecco perché il regolamento traccia anche delle linee, sarà offerto il 17 alla conferenza dei rettori, e poi naturalmente sarà oggetto sicuramente anche di confronto interno, però è una traccia sulla quale poter eventualmente anche condividere anche insieme delle modalità comuni, per evitare che poi ogni ateneo vada anche a ruota libera senza anche quella visione d'insieme che credo sia particolarmente importante. L'impegno della conferenza dei rettori in questo senso è massimo. Io sono grato al presidente Manfredi che mi ha voluto anche coinvolgere in questa fase, però è anche molto importante anche il grado di conoscenza, la risposta da parte dei singoli atenei. Anche il CODAO ha manifestato impegno e interesse anche attraverso dei criteri, delle linee guida, degli orientamenti che sono anche stati poi partecipati alla conferenza dei rettori, e quindi insieme stiamo svolgendo un'attività comune. Una delle tematiche credo più anche interessanti che sono anche emerse è anche il raccordo con l'autorità garante, a cui occorre comunicare, partecipare tutte le fasi che stiamo in qualche modo percorrendo, dalla nomina del DPO, che deve essere trasmessa prima del 25 all'autorità garante, alla comunicazione dell'istituzione del registro, e poi, quando il regolamento sarà approvato dagli organi di governo, anche dalla trasmissione del regolamento. Poi c'è il confronto con Agid, che è un altro aspetto particolarmente anche importante all'interno della catena anche di sicurezza dei dati informatici, e anche con Agid stiamo sviluppando una collaborazione particolarmente significativa. E resta poi anche ferma l'esigenza di rafforzare anche il grado di conoscenza attraverso delle esperienze di carattere formativo, che stiamo anche tentando di definire anche ovviamente con l'autorità garante e con gli altri attori istituzionali che sono coinvolti nell'attuazione della riforma. È quindi una fase, tra virgolette, fondativa di un modello, con molte innovazioni rispetto anche alla precedente disciplina, sia con riferimento ai diritti. Pensate per esempio al tema del diritto all'oblio, che trova anche oggi un primo riconoscimento, ma c'è anche un forte rafforzamento del sistema delle responsabilità.
ed è questo forse il dato che ci coinvolge maggiormente e anche ci preoccupa sotto certi aspetti, perché la catena delle responsabilità è in qualche modo articolato e diffuso, e soprattutto occorre che la catena delle responsabilità venga anche rapportato al modello organizzativo interno. Il Data Protection Officer non è l'unico soggetto responsabile, sebbene abbia chiaramente un ruolo di governo, perché chiaramente poi ci sono delle responsabilità delle strutture, dei referenti, dei dirigenti all'interno anche dei dipartimenti, sia di ricerca e didattica, sia quelli dell'amministrazione centrale, e su questo anche il regolamento che dovremo adottare sarà chiamato necessariamente a dare delle risposte. Ma queste sono delle prime linee, e soprattutto credo che sia importante in questa fase avere piena consapevolezza degli impegni che come sistema universitario stiamo assumendo, soprattutto provvedere tempestivamente entro il 25 alla comunicazione all'autorità garante del DPO, e quindi ovviamente adottando i decreti di nomina e istituendo il registro, e poi avviando questa fase tra virgolette di normazione interna, che però ovviamente presuppone anche un confronto con il sistema, sia universitario nel suo complesso, sia con gli organi di governo. È molto importante il lavoro che stiamo svolgendo, anche perché la conoscenza e anche il grado di approfondimento che attraverso il questionario si è reso possibile facilita anche l'individuazione delle soluzioni e delle risposte, e soprattutto ci pone anche nella condizione di meglio interloquire con l'autorità garante, che ha riservato particolare attenzione anche al sistema universitario, sia attraverso un primo incontro che c'è stato anche attraverso il Cineca, e poi attraverso anche la presenza di giovedì prossimo all'interno della conferenza dei rettori. Fermerei qui la mia introduzione, e poi sentirei il dottor Ambrosi sui risultati del questionario. Sì, rettore, la ringrazio. Allora, sui risultati del questionario abbiamo Cisternino da Pisa, che fa parte del gruppo GUI per quanto riguarda l'ICT. Non so, Antonio, se Cisternino, se ci senti? Sì, assolutamente, forte e chiaro. Buongiorno, Antonio. Allora, se ci vuoi intanto illustrare, abbiamo l'elettore con noi, quindi possiamo commentare eventualmente insieme a caldo, come si dice, i risultati, e se ci vuoi presentare diciamo l'esito dell'indagine, sei relatore, quindi dovresti essere in grado di condividere la tua dashboard. Vediamo se condividi schermo. Ok, un attimo soltanto, tempi tecnici diciamo per caricare l'esito. Ecco, si sta diciamo il sistema sta caricando. Ok, okay, si vede? Sì, perfetto, perfetto. Ok, dunque diciamo abbiamo fatto un primo giro di analisi sulle domande del questionario, che in realtà erano un pochino di più rispetto alla diciamo mera applicazione del GDPR. E questo perché in realtà GDPR fa riferimento esplicitamente alla sicurezza informatica, e come tutti noi sappiamo, in realtà le misure minime di sicurezza dell'AGID ci allietano dall'inizio dell'anno, quindi in qualche modo ci sembrava utile fare un po' il punto non solo limitatamente al GDPR, ma un po' all'ecosistema del trattamento del dato, che vabbè, GDPR si applica anche al dato cartaceo, ma chiaramente siamo concentrati su quello digitale. Allora, come potete vedere, c'è stata una larga adesione al questionario nonostante i tempi brevi. Abbiamo avuto 68 risposte, avendo pulito un po' di prove, e 58 tra atenei e enti distinti, perché qualche ateneo ha compilato più volte il questionario, che è una cosa, diciamo, benvenuta, perché era stato posto sia la parte diciamo tecnico-informatica, ma che anche la parte organizzativa e legale, perché in qualche modo GDPR è un po' un crocevia di competenze. Allora, come vedete, diciamo,
dal punto di vista della partecipazione abbiamo coperto più o meno tutto lo stivale diciamo, veniamo alle questioni sostanziali. Allora, sulla nomina del responsabile della transizione digitale, poi questo link sarà condiviso, quindi lo potrete vedere, e il rapporto è interattivo, quindi uno può diciamo, cliccare sul grafico e filtrare le risposte corrispondenti in modo tale che in qualche modo uno può cercare di capire chi ha risposto sì, cosa dice, chi ha risposto no, cosa dice. Allora, come vedete, sostanzialmente il transizione digitale sostanzialmente ha più no che sì, quindi diciamo, nella maggior parte dei casi, qualora manchi il responsabile di transizione digitale, di fatto cade sul direttore generale. E vabbè, quindi su questo non spenderei troppo tempo perché diciamo ne prendiamo atto. Sulle misure minime di sicurezza dell'AGID invece la questione si fa un pochino più interessante, perché una fetta significativa di chi ha risposto, cioè il 44%, non ha ancora diciamo redatto il documento come richiesto dalle misure minime, e questo ha degli impatti perché nel caso in cui vi sia una fuga di dati, oltre ad aver fatto la parte diciamo procedurale, amministrativa, che registro il trattamento dei dati, il regolamento si chiede se uno ha fatto le cose a norma. E diciamo, nel caso delle pubbliche amministrazioni è lecito pensare che la prima domanda che ti facciano è qual è il tuo stato rispetto alla matrice di requisiti che è stata data. Per cui è un aspetto sicuramente interessante. Credo che sia ancora più rilevante perché diciamo, in qualche modo è rilevante perché quando si parla di GDPR si parla di processi. I processi in un ateneo sono evidentemente trasversali. Allora, le misure minime di sicurezza dell'AGID parlavano ancora di meno di processi, dicevano tu dovresti applicare le misure minime di sicurezza ai tuoi sistemi informatici, e come si può vedere diciamo nella sottodomanda, coloro che hanno risposto di sì, in realtà una fetta non indifferente ha fatto diciamo le misure minime le ha applicate solo alle ad alcune sottostrutture. Normalmente, come si può vedere poi nelle note relative, diciamo ci si è ristretti ai sistemi centrali, sostanzialmente secondo il principio che tanto con i dipartimenti non riusciamo a discutere, quindi diciamo, questa autonomia che i dipartimenti hanno in molti atenei, che spesso diventa una barriera, già su una cosa molto più semplice delle misure minime di sicurezza del GDPR, sulle misure minime ha già costituito un fattore discriminante. Per cui da una parte probabilmente bisognerà un attimino cercare di capire perché diciamo siamo in queste condizioni, e poi nell'applicazione del GDPR tenere presente che questa è una potenziale criticità. A quel punto, diciamo, sul DPO, che è il problema che ci ha allietato tutti negli ultimi mesi, allora, diciamo, una certa fetta, il 30%, ha già provveduto a effettuare la nomina, la larga parte, cioè il 45%, ha la nomina in corso, per cui, diciamo, sostanzialmente, ora parlo per il mio ateneo e siamo solo in attesa del decreto, ma insomma sostanzialmente siamo a buon punto. C'è una piccola fetta di non so che lo devo fare, che forse diciamo, mi preoccuperei, che ha risposto non so, nel senso che è rilevante. Altro dato interessante è che chi lo stava nominando o lo ha nominato, diciamo, ha risposto che nella maggior parte dei casi, cioè tre quarti, lo nomina da una persona interna, e a quel punto di quelli che hanno risposto a questa è interessante vedere diciamo le scelte fatte. Allora, ci sono atenei che hanno quattro che hanno indicato un dirigente come DPO, altri che hanno, diciamo, personale tecnico amministrativo è probabilmente quello più grosso, siccome si faceva richiesta anche della categoria, diciamo, ci sono un po' di EP e qualche D, per cui diciamo questo è più o meno l'orientamento. Alcuni atenei hanno indicato diciamo, ah no, ce n'è, vabbè, uno generico, alcuni docenti, quindi sono orientati
sulla parte della docenza. Quindi in qualche modo questo sembra essere la cosa. Se si va a vedere, diciamo, i commenti che hanno fatto coloro che hanno risposto del sì, in realtà in alcuni casi ti dicono, per esempio, interessante, è stato creato un gruppo di lavoro permanente attorno al DPO, per cui diciamo in qualche modo la nomina del DPO si accompagna a un pezzettino di lavoro che non è solo, diciamo, individuare la figura, ma cercare di dotare la figura di una struttura che poi sia in grado di entrare nelle miriade di processi che un ateneo al suo interno. E per quelli che sono in corso, diciamo, in qualche modo i commenti principali degni di nota probabilmente sono: uno, stiamo individuando una persona dell'ufficio legale i cui avvocati già godono di autonomia speciale. Questo, diciamo, relativamente alla questione spinosa che il DPO deve essere abbastanza neutro. E diciamo, altro commento interessante è che sono previste interazioni con responsabili della transizione al digitale, perché evidentemente i due pezzettini, perché da una parte c'è una forza che è trasformazione digitale, che ti dice che devi digitalizzare i processi, e dall'altra quello che dice: ok, ma i processi devono essere diciamo trattati opportunamente. Relativamente al regolamento, diciamo, la maggior parte sta lavorando a un regolamento, per cui, diciamo, e praticamente i commenti sono tutti relativamente a coloro che sono stati fatti da coloro che stanno redando il regolamento, però leggendo i commenti in realtà si sta lavorando, nel senso che si sta cercando di capire come farlo, eccetera, per cui l'iniziativa di cercare di fare un regolamento quadro sembra decisamente centrata dato lo stato dei lavori, e altri, diciamo, che hanno detto no, non hanno commentato, e quindi ne prendiamo atto. Velocemente sul software per la gestione dei registri e il trattamento, che è un altro tema abbastanza urgente, quantomeno se non è importante, diciamo, sostanzialmente se si guarda i sì più non nel prossimo futuro, quindi ci sto pensando però non ritengo che sia urgente, è più del 50%, più sviluppato internamente. Altri, cioè 21 istituzioni, si sono, diciamo, non stanno lavorando al software. Ora, va detto, non mi ricordo, eccolo qui, sì, chi ha detto di no in realtà non ha detto che non lo sta facendo. Allora, in alcuni casi hanno detto: certo, prima si fa il DPO, poi vediamo qual è il software, e questo tutto sommato è una posizione sensata. Uno che ho trovato parecchio interessante è la tabella Excel, cioè quest'idea che in fondo il registro del trattamento non è detto che diciamo non risolve particolari problemi, perché se non hai la mappatura dei processi in una prima fase, tutto sommato anche uno strumento standard e non uno dedicato probabilmente può essere sufficiente, poi magari in seconda battuta si può pensare diciamo di dedicarsi a un software particolare. Poi c'era, diciamo, la domanda sulle linee guida del CODAU, che in qualche modo sono un oggetto, che un lavoro importante, comunque il primo nel nostro ambito relativamente al GDPR, relativamente a alcune questioni, non diciamo tutte, però è decisamente importante. Come si può vedere, la maggior parte è a conoscenza dell'esistenza. C'è chi ha collaborato alla stesura, eccetera, eccetera, però se uno fa una breve lettura dei commenti, che comunque non sono tantissimi, quindi anche chi è che ha detto sì, magari è a conoscenza, ma non aveva opinioni forti da condividere, diciamo, in alcuni casi ci sono dei commenti del tipo precoci, cioè che è importante per mettere come punto di partenza, però qualcuno fa notare che c'è del lavoro che va ancora fatto relativamente al GDPR. E relativamente ai commenti, diciamo, generali, vabbè, questi, chi è interessato, condivideremo il link a questa analisi, quindi diciamo può approfondirli. Evidentemente c'è qualcuno che dice che l'attuazione va di pari passo con l'attuazione di tutta la normativa in materia di digitalizzazione, quindi diciamo c'è un'evidente consapevolezza che dobbiamo affrontare il problema in modo strutturato.
Sicuramente, diciamo, va a toccare alcuni elementi che sono delicati nel funzionamento degli Atenei, su cui dobbiamo probabilmente trovare un punto di equilibrio. Un'osservazione invece personale, diciamo, uno potrebbe chiedersi perché siamo così indietro, tutto sommato, perché in fondo il regolamento da quasi 2 anni, e quindi in qualche modo perché siamo, un po' siamo tutti indietro, perché diciamo la pressione normativa continua a farsi sentire, quindi uno poi si dedica ad attuare una parte mentre sta arrivando un'altra, e quello sicuramente è un fattore, però sicuramente ci sono anche altri elementi, nel senso che negli Atenei quello che diciamo può sembrare anche per i non so che si sono visti, la parte diciamo di lavoro interno, è che l'impressione che dà, anche leggendo un po' con attenzione i commenti, è che gli Atenei hanno dei gruppi di lavoro internamente che sono consapevoli del problema, ma la massa principale dell'Ateneo in realtà ignora bellamente la questione e diciamo aspetta, come è nella nostra tradizione, che qualcuno ci pensi e poi dopo firmerà qualche foglio in più rispetto alla normativa, senza diciamo una consapevolezza che questo invece è un regolamento pervasivo e che quindi in qualche modo tocca un po' il modo di lavorare di tutti, e su questo probabilmente dal punto di vista della comunicazione interna agli Atenei c'è del lavoro da fare. E con questo restituisco la parola. Sì, grazie, credo che l'illustrazione sia stata particolarmente ricca, completa ed evidenzia, anche se con qualche no e non so, una risposta complessiva di impegno, di attenzione. Devo dire che è vero, il regolamento è del 2006, però anche i passaggi normativi successivi, quelli che avrebbero dovuto implementare la normativa interna, anche adeguandola e soprattutto anche rendendola più coerente con il nuovo regolamento, è mancata, e quindi i ritardi hanno sicuramente influenzato. Come sistema universitario, diciamo, manca una norma che ci riguardi direttamente, anche perché gli Atenei sono soggetti titolari di autonomia, e quindi probabilmente non ci sarà una normativa attuativa, anche un decreto del nostro Ministero, ma soltanto una legge quadro che a livello nazionale potrà operare anche come prima attuazione del regolamento 27 aprile. Il regolamento è importante, e quindi chi ha già avviato un percorso anche di analisi, di studio, è sicuramente virtuoso, sicuramente positivo che venga poi portato a termine, possibilmente nei tempi anche che prevede il regolamento, ma ovviamente non è un termine assolutamente perentorio quello per l'adozione del regolamento. E soprattutto poi l'articolazione interna è un altro degli aspetti particolarmente significativi. Qui il legislatore ha un po' mutuato alcuni dei principi che hanno governato la materia della sicurezza, quindi dei luoghi di lavoro, quindi con la responsabilità a cascata, quindi che riguarda il datore di lavoro, che poi riguarda anche i soggetti qualificati e poi i soggetti responsabili della struttura. E per quanto riguarda in particolar modo il titolare del trattamento dei dati, figura del rettore rimane anche qui, dove come rappresentante legale necessariamente anche da individuare come soggetto titolare del trattamento dei dati. Poi c'è la nomina del DPO, che gran parte degli Atenei ha fatto e che comunque quasi tutti gli Atenei stanno portando a termine. Come dicevo prima, è atto del rettore, perché il rettore è titolare del trattamento dei dati. E poi oltre al Data Protection Officer c'è il responsabile della transizione al digitale, e allo stesso tempo poi ci sono le altre figure che devono essere individuate, i cosiddetti responsabili esterni del trattamento dei dati personali, e poi i referenti interni, che ovviamente devono essere individuati anche tenendo conto della struttura, il numero di dipartimenti, i dipartimenti di ricerca, l'esistenza di centri che hanno magari anche valenza esterna come centro di spesa e così via. L'amministratore di sistema, che è un'altra delle figure fondamentali, e poi i soggetti autorizzati. Ho visto che la maggior parte degli Atenei si è orientata per la
nomina di soggetti interni, perché le competenze sono anche presenti all'interno dei nostri atenei. È anche importante che proprio per la pluralità dei soggetti coinvolti vi siano dei momenti di coordinamento. La CRU certamente continuerà questo percorso di per mettere insieme, attraverso gruppi di lavoro, attraverso anche i confronti periodici, i DPO, perché credo che sia particolarmente opportuno anche poter dialogare e magari anche in progress comprendere le diverse problematiche e magari anche proporre delle soluzioni condivise. Anche all'interno degli atenei diventa importante anche la costruzione di reti, gruppi di lavoro che supportino l'attività del Data Protection Officer, che gravato da particolari competenze, responsabilità e impegni avrà necessariamente anche bisogno di un supporto che potrà essere offerto all'interno. E probabilmente nella costituzione di questi gruppi di lavoro anche figure come gli studenti o i docenti potranno anche dare un supporto, perché chiaramente i soggetti che sono portatori di dati possono essere allo stesso tempo coinvolti in quanto titolari dei diritti che la normativa prevede. L'altro profilo della costruzione del regolamento è proprio la definizione anche dei momenti di applicazione della normativa in materia di tutela, perché appunto i diritti di informazione e i diritti che vengono garantiti con riferimento anche a particolari tipologie di utenti diventa particolarmente importante. Pensate per esempio al tema dell'assistenza sanitaria, soprattutto per le università che hanno medicina, che impone anche un confronto con l'azienda universitaria ospedaliera, con la regione, dove appunto non abbiamo soltanto problematiche riguardanti le carriere degli studenti o le carriere dei docenti, abbiamo anche dati sensibili che presentano un grado di tutela ancora più elevato. C'è poi il tema anche dei dati condivisi, cioè di quelli che riguardano più soggetti coinvolti, quando più amministrazioni condividono procedure, per esempio, e questo anche la concertazione anche di momenti di condivisione con riferimento ai dati e di tutele anche tra virgolette realizzate su più strumenti diventa particolarmente importante. Cioè la definizione per esempio di momenti convenzionali che ci possa consentire, quando i dati sono condivisi, di definire chi è responsabile. Pensate anche al tema delle aziende universitarie ospedaliere e delle università, dove bisognerà anche andare a definire con atti convenzionali o con protocolli attuativi anche quando il dato viene gestito da uno dei due enti, ovvero dall'altro. Sul tema delle carriere poi abbiamo già avuto un primo confronto con Cineca, le carriere degli studenti, perché chiaramente l'amore dei dati che sono presenti nelle carriere degli studenti impone anche qui un confronto tecnico che credo sia stato già avviato e che potrà essere anche particolarmente proficuo. Come vedete le problematiche sono tante, però ecco, per step possiamo anche via via far evolvere la conoscenza, e la formazione resta un dato obbligatorio, cioè ogni ateneo, analogamente a quanto accade per i regolamenti in materia di sicurezza, deve appostare nei propri bilanci le voci di spesa dedicate al tema della sicurezza dei dati personali e alla formazione, e questo già dal prossimo bilancio potremo iniziare a farlo, e soprattutto se queste iniziative anche saranno poi coordinate, governate dalla CRUI, potremo avere quella visione di sistema che sicuramente facilita anche la risposta a tanti problemi che abbiamo visto emergono già in questa prima fase. Fermare qui. Sì, Rettore, la ringraziamo. Quindi sostanzialmente diciamo il dato che è stato presentato inizialmente insomma trova conferma nella sua analisi, e soprattutto le università insomma da oggi hanno anche visione del fatto che si sta coordinando in modo centrale, insomma, quindi poi ci sarà una guida sostanzialmente. Certo. Certo, sì. Va bene, io quindi a questo punto chiuderei questa sessione ringraziando tutti della partecipazione. Vi abbiamo condiviso già i risultati dell'indagine a cui avete partecipato. Vi ricordo che vi abbiamo sottoposto durante il corso del webinar un ulteriore link
diciamo, l'integrazione della prima indagine con tre domande sulla formazione sempre in ambito GDPR, anche su questo vi condivideremo poi l'esito e comunque sia rimarremo sostanzialmente in contatto tramite GUI su questo tema. Ringrazio quindi il Rettore Ricchio della partecipazione e ringrazio tutti quanti voi insomma per l'attenzione che... Sì, no, non so se ci sono interventi, magari anche se è possibile anche raccogliere qualche intervento, se abbiamo ancora tempo, io ho una mezz'oretta ancora. Sì, sì, perché io avevo dato diciamo indicazione di non intervenire se non per iscritto. A questo punto diciamo che l'indicazione rimane valida, quindi tutto ciò che sarà scritto nella chat noi poi terremo conto e vi daremo risposta. Se c'è qualcuno che vuole avere visto la disponibilità del rettore, che ringraziamo, e qualcuno volesse avere il microfono con un intervento, no? Possiamo far sentire l'immagine? Non so riguardo nome della. Sì, c'è il. Buongiorno, sono Emanuela Stefani, approfitto che vedo il rettore Uricchio per dire che avevamo immaginato, e magari su questo possiamo anche chiedere gli interventi da parte vostra, di aprire su questo tema un osservatorio e anche una sorta di forum in maniera tale che da parte delle università ci possano essere tutta una serie di informazioni su come si comportano in maniera tale da condividere tutto ciò che è possibile condividere e avere questa visione di sistema di cui parlava il rettore Uricchio. Nel contempo il forum dovrebbe invece essere messo a disposizione vostra in maniera tale da poter rendere più facile la comunicazione con il garante. Quindi, qualora vi siano dei dubbi, delle domande proprio da rivolgere per le quali desideriamo avere una risposta, possiamo passare dal forum. Se il rettore Uricchio, tutti gli esperti che ha messo a disposizione della CRUI sono in grado di rispondere, lo faranno immediatamente. In caso contrario, saremo noi stessi, tramite il rettore, appunto, tramite il forum, a presentare la domanda al garante. Questo anche per evitare che in un tema su quale siamo stati immediatamente coinvolti ci siano interpelli qua e là di cui poi non si abbia conoscenza comune e quindi i comportamenti poi possono essere anche diversi e certamente questo in genere non ha portato un vantaggio al sistema. Ci piacerebbe poi sapere come vi siete comportati nella scelta del responsabile, che profilo avete individuato, che scelte avete fatto sulla politica della riservatezza dei dati in Ateneo, se l'avete esplicitata, insomma tutte le notizie che possono essere utili a comporre questo puzzle e a essere quindi anche un interlocutore nei confronti del garante solido, che quindi ha anche delle richieste da fare e delle risposte da dare. Ringrazio la dottoressa Stefani, raccolgo subito la proposta dell'osservatorio, della rete, che già attraverso i DPO nominati può essere facilmente insediata e costituita, perché appunto si tratta di figure di riferimento. Il questionario già ci faceva capire che gran parte dei DPO sono stati nominati, quindi la costituzione dell'osservatorio in qualche modo consegue anche a questa prima fase di individuazione, in cui chiaramente gli Atenei hanno fatto le proprie scelte secondo le competenze presenti al proprio interno, in alcuni casi anche all'esterno, sebbene piuttosto siano limitati i casi di utilizzo di più esterni. Sì, non mi sembra ci siano domande. Torno a ripetere, se qualcuno volesse sapere il microfono, c'è ancora qualcuno a disposizione, il rettore, quindi eventualmente è possibile intervenire. Dimensione, non è di più. Allora, leggo da Partenope, ci scrivono: il nostro Ateneo
è di piccole dimensioni. La nomina di BO ha delle incompatibilità secondo quanto indicato nelle FAQ del garante. Queste sono richieste, insomma, tecniche molto, molto specifiche di cui si terrà conto. Se non ci sono figure interne, si può accedere anche all'esterno, come prevede la normativa. Comunque, insomma, o rimuovere le incompatibilità, cioè le alternative. Comunque sia, come è anche possibile, soprattutto per sedi magari vicine, anche condividere il DPO, per esempio, quindi fare una convenzione perché anche un DPO di un altro ateneo possa essere utilizzato oppure venga individuato per due strutture, per esempio. È una scelta, chiaramente. Sì, scusate, siccome però le, diciamo la, allora, diamoci questa modalità, perché vedo che state, vi state scatenando sulla chat e quindi leggere una dietro l'altra diventa impossibile. Allora, se scrive, diciamo, se utilizziamo come modalità quella scrive nella chat, poi allora le raccogliamo tutte e diamo una risposta unica per tutti offline a questa riunione. Altrimenti, se qualcuno volesse, non so, temi particolarmente importanti, aprirlo subito il microfono con un intervento secco, magari riusciamo a dare una risposta. Altrimenti scrivete tutto in chat, noi ci impegniamo, insomma, a raccogliere tutte le vostre richieste e a rispondere offline, come dicevo prima, a tutti quanti. Jürgen? Sì? Sono Cisternino. Volevo un attimino fare un commento relativamente alla questione dell'osservatorio. Credo che sia una questione strategica l'osservatorio, per il semplice motivo che mentre per la parte amministrativa è lecito aspettarsi nei prossimi 6-12 mesi un corpo giuridico di commenti su come trattare dati, diciamo, assimilabili ad altre pubbliche amministrazioni, la didattica, ma soprattutto la ricerca, tratta un sacco di dati personali con diciamo natura. Il DPO in parte già copre la ricerca, ma evidentemente in modo generale, e invece non abbiamo, a mio avviso, nessuno sul territorio nazionale che, diciamo, in qualche modo si ponga problemi specifici relativamente a didattica e ricerca. E su questo, se riusciamo a fare, diciamo, squadra, fare interrogazioni in modo coerente al garante e, diciamo, condividere i risultati, credo che sia decisamente meglio piuttosto che andare ognuno per i fatti suoi. Grazie Antonio. Non ci sono altri commenti? Vedo che la chat intanto sul mio computer sta andando avanti, quindi insomma lì stiamo raccogliendo le vostre richieste che appunto metteremo insieme, a cui risponderemo offline a questa riunione. Non so se c'è qualcun altro che volesse aprire il microfono a questo punto, approfittando di qualche ulteriore minuto a disposizione che il lettore ci mette a disposizione. No, non mi sembra, quindi non so, professore, se vuole. Sì, se vuole chiudere, insomma. Chiaramente leggeremo tutte le osservazioni e domande della chat. Credo che sia stato un primo incontro particolarmente proficuo e ringrazio Jürgen per aver messo in campo questa squadra e soprattutto raccolti i dati, e abbiamo poi, appena completata la fase di nomina del DPO, la costruzione di questa rete, di questo osservatorio, e naturalmente seguiremo anche nell'interlocuzione diretta col garante le problematiche che via via potranno insorgere sulle diverse tematiche. Seguivo prima l'intervento del collega Camerino su ricerca didattica, chiaramente le problematiche sono infinite, riguardanti delle carriere degli studenti, riguardanti i rapporti con i terzi, i contratti, le convenzioni, riguardanti qualunque forma di accesso anche al nostro sistema dei dati. Quindi credo che sia particolarmente utile questa fase di confronto, di approfondimento, e sicuramente non mancheranno anche occasioni di formazione e di sviluppo anche della conoscenza, anche nell'interlocuzione diretta col garante che abbiamo intrapreso e che appunto proficuamente cercheremo di portare avanti. Grazie. Allora, grazie rettore, grazie anche al direttore Emanuele Stefani della GRUI, ringrazio voi tutti della partecipazione, e quindi, come detto anche in precedenza, raccoglieremo, insomma, tutte le vostre, diciamo, i vostri quesiti
e cerchiamo di rispondere insomma, mettere al fattor comune, insomma, per rendere già questo primo incontro il più proficuo possibile. Jürgen, sì. Scusa, c'è una domanda sulla chat che secondo me può essere importante invece da condividere ora. La vuoi leggere, che sono lontano dal PC, per piacere? Buongiorno, ci sono previsioni generali sulle tempistiche di redazione delle linee guida e regolamenti di cui si è accennato. Credo che questo sia rilevante, se magari c'è un commento del rettore. Sì, noi nella prossima conferenza dei rettori, l'assemblea di giovedì 17, porteremo anche un primo testo delle prime linee guida, che ovviamente dovranno essere discusse e condivise all'interno della conferenza, perché poi il 17 avremo anche il confronto con l'autorità garante. Quindi dopo il 17 cercheremo di mettere anche di rendere disponibili queste linee guida. Grazie Antonio per aver colto questa domanda, che effettivamente poteva essere di rilevanza immediata, a cui il rettore ha risposto. Non so se c'è altro. Allora vi saluto e vi ringrazio tutti per la partecipazione. Arrivederci. Grazie.